ore che tu possa raccontare tutto quanto quello che ti è successo. Allora, io inizio, Fede, ok? Sì. Solita introduzione, così poi possiamo registrare, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto benvenuti, benvenuti a tutti. Io mi presento, mi chiamo Salvatore Tommaso, sono l'istruttore di Lecce per Geni 21 giorni e siamo a un'altra puntata delle nostre interviste di successo, cioè l'intervista di ragazzi che hanno ottenuto un successo. Ovviamente, che cosa si intende con successo? Un successo scolastico o universitario, visto che parliamo di Geni 21 giorni. È appena finito un webinar con Paolo e con Massimo, di cui abbiamo ascoltato le storie e tutto quello che voleva raccontarci Paolo. Ha parlato di 10 regole per raggiungere il successo. Quindi, da un successo imprenditoriale e personale, passiamo a un altro successo che è quello scolastico. E una cosa che noi diciamo del successo in questi webinar è che fondamentalmente il successo lascia delle tracce. Questa è l'introduzione che faccio ad ogni serata. Cosa vuol dire il successo lascia delle tracce? La prima slide che ho messo, Fede sicuramente la conosci, è molto simpatica, piacerà sicuramente al nostro pubblico femminile, che fondamentalmente è questo ragazzo con un fisico che potrebbe essere il tuo in questo momento, Fede, non il mio. E che fondamentalmente perché ho messo questa immagine? Chiedo a chi si è appena collegato di togliere il video. Perché, grazie, non tanto perché non vogliamo vederti, ma perché il video verrà poi pubblicato su YouTube e quindi non vogliamo dover far firmare a tutti liberatorie varie. E quindi grazie per la pazienza. Dicevo che questo è un fisico sicuramente molto bello, ma che mi serve per far capire che cosa. Che spesso e volentieri noi ascoltiamo, parliamo e vogliamo dei suggerimenti da persone che hanno ottenuto un successo reale, non soltanto che hanno studiato come si fa un qualcosa, perché non è vero, non è detto al 100% che se io so come funziona un qualcosa, poi non ne sia il massimo esperto, nel senso è pieno il mondo di dietologi grassi, è pieno il mondo di dottori che fumano, nonostante sappiano perfettamente a livello medico quanto male faccia, è pieno di personal trainer che hanno la ciccia, quindi è pieno di persone che sanno perfettamente come un qualcosa dovrebbe funzionare, ma poi effettivamente non hanno un risultato concreto. Invece, al contrario, ci sono dei ragazzi che magari studiano filosofia, per dirti, quindi hanno la passione per la filosofia, però hanno un fisico come questo e capita spesso a persone di questo tipo di essere incrociati, incontrati magari per le spiagge o nelle città dei propri amici e gli viene fatta la domanda: ma cosa mangi? Cosa fai? Come ti muovi? Quante volte ti alleni al giorno? Perché? Perché fondamentalmente non importa se tu studi filosofia o scienze della terra o medicina, a me interessa una cosa, che tu hai qualcosa che io vedo, che lo voglio e se tu l'hai raggiunto è implicito che sai come si fa, perché ormai hai l'esperienza. Quindi oggi l'obiettivo di questa serata qual è? Quella di seguire le tracce di Federico, cioè Federico ci delizierà in questa mezz'oretta insieme, mezz'ora 40 minuti, vedrete che voteranno perché conosco Federico, con il quale sappiate che io non so di cosa parlerà, questa è una mia regola da quando ho iniziato, non voglio sapere, nel senso che non voglio che qualcuno pensi, ah vabbè, gli ha detto lui cosa dire. Confermi Federico, io non lo so, e questo a Fermo, volte è un problema perché delle volte dico ok, dai, 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 fermo. vai, vai. Lo rischio, Però lo rischio. voglio che sia veramente trasparente, perché fondamentalmente Federico ha ottenuto un risultato e io vorrei che lui ci dicesse in questa mezz'oretta le tracce che ha lasciato sulla sabbia, no? Dalle cose belle a magari gli errori, eccetera. Non so, no, non ho gli occhiali, quindi non so chi si è appena collegato, che ha messo il video, ma gentilmente staccalo perché se no devo farti compilare le varie GDPR, per favore. Grazie, gentilissimo. Grazie mille, ragazzi. Lasciamo soltanto la faccia mia di Federico, perché Federico anche compilerà una concessione, io invece no, sono a posto così. Quindi seguiremo le tracce di Federico. Allora, io faccio sempre questa metafora. Una Ferrari, una macchina straordinaria, bellissima. Io e Federico un giorno ce la compreremo, oppure andremo a fare insieme un bel giro a Monza, anche 2 o 3 giri sono più che sufficienti. Ecco, è bellissima questa macchina, però la gente a volte non ne capisce il valore intrinseco, il valore che c'è dietro, cioè i passi che hanno portato a costruire questa macchina. E che cosa sono i passi? Ci saranno sicuramente delle pinze, dei freni, ci saranno i freni, ci saranno le ruote, c'è il motore, c'è la frizione, c'è lo scarico, c'è la bulloneria, c'è il radiatore, ci sono i cavi, c'è il volante, ci sono un sacco di componenti. Io ne ho messi 12, ma ce ne sono chissà migliaia e migliaia di componenti
elementi, cavi, elettroniche, controlli, c'è di tutto per costruire una macchina performante come quella, solo che la gente a volte vede la macchina, va a vedere quanto costa, 300, 400 mila euro, dicono e tu non sai che cosa c'è dietro, se no non diresti mai Quindi tutto questo fa la Ferrari. La stessa cosa, Ludovico, per esempio, la prima intervista che ho fatto, tutti esami al primo appello di psicologia. Valeria, tutti esami al primo appello di medicina. Marica, tutti esami al primo appello di medicina. Adriana, tutti esami al primo appello di giurisprudenza. Selene, tutti gli esami del primo anno passati mentre faceva due lavori, mentre faceva anche un altro corso di specializzazione del suo settore a Roma, faceva Lecce a Roma in continuazione. Adesso tocca a Federico. Federico ha questo record. 10 esami in 6 mesi, ovviamente continuando ad avere una vita sociale, e io ve lo posso confermare perché posso finalmente dire di essere un suo amico, finalmente, nel senso che lo conosco da qualche anno, pochi anni, 3 anni. 3 o 2, Fede? No, 3, dai. 3, vero? Vabbè, non, io non starò qui a parlare di Federico perché sennò mi prendo tutto il tempo io, ma sappiate che ti voglio bene, Fede, ti voglio veramente tanto bene e non vedo l'ora che tu possa donare questa meravigliosa parte di te agli altri. Quindi vorrei che lo ascoltaste con interesse, con quel principio del hai raggiunto un successo, ovvero 10 esami in 6 mesi, che è un bel risultato, che è un risultato. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, io faccio di più, ho fatto di meno, non importa, è il suo risultato. E ci sta per dire come ha fatto. Ascoltiamolo e se avete delle domande, scrivetele nella chat. Federico non risponderà, se non alla fine, a meno che non lo interrompo io all'improvviso, perché magari è una domanda importante. Detto questo, quindi dietro a tutti questi risultati, ovviamente, che cosa c'è, Federico? Ci sono un quantitativo di cose che si possono conoscere, ovvero per esempio Federico ha fatto la profilazione AMOS, quindi ha capito quali sono i suoi stili cognitivi, i suoi filtri comunicativi, il tipo di intelligenza che può usare meglio o di più. Sa concentrarsi, sa rilassarsi, sa leggere in modo strategico, sa fare le mappe mentali, sa organizzare il tempo, sa memorizzare sia a breve termine che a lungo termine e ovviamente ha imparato anche all'esposizione. Quindi dietro i risultati di Federico c'è del lavoro da parte sua, del suo tutor, c'è dell'impegno, c'è del sacrificio, c'è qualcosa. Quindi ascoltiamolo e mi raccomando, potete tranquillamente bombardarlo di domande. Io tolgo le slide perché così non perdiamo tempo. Faccio stop share. Dovremmo esserci soltanto noi due. Chiedo a questa... metto gli occhiali. Chiedo a Lorenzo... Oh, bravissimo. Ecco, rimaniamo soltanto io e Federico. Federico, hai 45 persone che ti stanno ascoltando e non vedo l'ora di ascoltarti anch'io. Prego, amico mio. A te la parola. Grazie. Allora, innanzitutto, sono onorato, diciamo, tra virgolette, questa sera a condividere questo risultato, dai, che comunque è frutto di tanto tanto impegno e divertimento, dai, la metto anche sotto questo punto di vista. Vabbè, innanzitutto io voglio un attimino cercare di presentarmi, farvi capire chi sono e poi iniziare innanzitutto con il percorso, va? Vabbè, io sono Federico Ancona, ho 26 anni. Sono laureato in scienze e tecnologie ambientali e ho frequentato Genio 21 giorni nel settembre 2017. E voglio iniziare raccontandovi inizialmente la persona che ero, fondamentalmente. Io praticamente ho fatto un'esperienza in marina per 2 anni, nel 2013. Ho fatto comunque il liceo di psicopedagogia magistrale, poi vi dico il motivo per il quale vi sto raccontando anche la mia scuola. Quindi poi ho fatto la marina, perché ovviamente dopo il liceo non avevo le idee chiare e ovviamente ho voluto provare questa esperienza in marina facendo questi 2 anni. E in questo periodo, ovviamente, considerato che non avevo le idee chiare, non avevo voglia di studiare, non sapevo cosa studiare, ovviamente non avevo nemmeno la dimestichezza nello studio, e quindi ovviamente l'università per me era solo un lontano miraggio in quel periodo. E quindi ovviamente non sapendo ancora quale fosse la mia direzione, mi ero, diciamo, dedicato in questa nuova esperienza. Comunque è stata una bella esperienza, ho fatto questi 2 anni,
diciamo, finché la barca è andata, l'ho lasciata andare, no? E praticamente mi sono ritrovato poi alla fine di questi 2 anni, il mio contratto era concluso, mi avevano congedato e ho voluto intraprendere questa mia carriera universitaria all'età di 23 anni. Mi sono iscritto all'università, ho preso appunto questa facoltà di scienze e tecnologie ambientali e non vi nego che il primo anno e anche il secondo, diciamo, arrancavo molto ovviamente, perché comunque avevo pochissime preconoscenze a livello scientifico, considerato che venivo da una scuola prettamente, diciamo, umanistica, no? E quindi le mie basi scientifiche erano proprio molto, molto elementari, per cui il primo anno specialmente comunque ho incontrato grosse, grosse difficoltà. Arrivato poi al secondo anno mi sono reso conto che se non avessi avuto una buona preparazione nella materia, nella chimica, sarebbe stato tutto molto difficile. Per cui, diciamo, la mia paura più grande, i miei timori venivano proprio anche da quello. E quindi, diciamo, mi preoccupavo di non riuscire nemmeno addirittura a laurearmi proprio per il fatto che non riuscivo a superare comunque a studiare la chimica. E ovviamente poi mi sono ritrovato, questo era il maggio 2017, era la fine del mio secondo anno. Ad un incontro al Meeting for Change, non so se Salvo ti ricordi tu. Quello il meeting organizzato da Matteo Quello Buttà. in cui ho fatto quell'intervento, che c'era anche il professore di Matteo che faceva da speaker, tipo. Bravissimo. Bellissimo, che c'era anche l'associazione dei disabili. Bravissimo. Proprio esattamente quella. E fu molto bella poi, tra l'altro, perché poi praticamente era, diciamo, un'iniziativa organizzata da un mio amico Matteo, che ovviamente lui aveva fatto anche il corso. E che poi, tra l'altro, comunque, diciamo, ci sono state diverse iniziative, tra cui anche nel settore ambientale, perché ti parlava appunto di sostenibilità, di riduzione dell'impatto ambientale, e quindi ovviamente ho dato anche quelle che erano le mie idee, le mie proposte in quella circostanza. E praticamente in quella situazione poi conobbi la Silvia Coluccia, che alla fine di quel Oh, meeting. Fede mi ha appena scritto. Chi? Davvero? Fede Silvia, sì, mo Federica. Silvia mi ha appena scritto Silvia Coluccia, perché avrà visto il webinar di Massimo, incredibile. praticamente Silvia Coluccia, che fu praticamente la ragazza che guidava i mini gruppi, no? Che c'erano lì, e in quella situazione era la mia direttrice, tra virgolette, del mio gruppo. Alla fine del meeting, praticamente, comunque parlammo, mi spiegò di questo corso, mi spiegò la possibilità di andare a vedere questa presentazione e fui molto curioso lì per lì. Praticamente, comunque, poi, vabbè, non ti. Alla fine, poi, comunque, sono andato a vedere questa presentazione, logicamente, e poi ti ho conosciuto anche meglio, se no comunque anche per nome in parte un po' ti conoscevo, comunque venivamo bene o male dallo stesso quartiere, però non ti conoscevo poi a livello di tutta la tua carriera da grande istruttore. Allora vabbè, praticamente alla fine di quella presentazione non vi nego che i dubbi e le perplessità erano tantissime. I miei pensieri, diciamo, i pensieri che mi facevo in quella situazione lì, comunque erano molto, diciamo, negativi, tra virgolette. Comunque avevo paura, pensavo che comunque non fosse un corso adatto per quello che io cercavo, pensavo fosse una fregatura, pensavo che poi non mi servisse realmente, pensavo che, non so, non avrei comunque ottenuto quei risultati che tanto mi propinavano, tra virgolette, e quindi tutti questi dubbi comunque non mi hanno permesso subito di volerlo fare, ovviamente. Però poi comunque sempre dentro di me mi sono chiesto, ho fatto, diciamo, mi sono poste le stesse domande, però al contrario, no? E se invece non è una truffa? E se invece non mi porta a raggiungere quello che io voglio? E se invece
non mi dà quella mano in più che io cerco, e se invece magari facendo questo corso raggiungerò grandissimi obiettivi. E quindi, pensando da quest'altro punto di vista, ho avuto un po' più di sicurezza, tra virgolette. Diciamo che mi sono buttato poi, fondamentalmente. La cosa però fondamentale che mi mancava era la disponibilità economica, ovviamente. E fortunatamente, e questo lo ringrazio tuttora, avevo mio padre che aveva questa disponibilità, per cui appunto chiesi un prestito, tra virgolette, e sono tuttora contento che si fidò in quel momento, mi diede questo aiuto con con la sicurezza che io gli avevo comunque trasmesso, che un giorno, o comunque appunto sfruttando quello che avrevo poi appreso al corso, gli avrei restituito questi soldi che mi aveva anticipato. Grazie anche alla possibilità di prendere la borsa di studio, che considerato che avevo fatto appunto domanda, potevo riuscirla poi a prendere alla fine, di aggiungere un tot di crediti, ovviamente. E allora così è stato, mi iscrissi al corso e partecipai con tutto, ovviamente anche ancora un po' di dubbi e di incertezze, però comunque alla fine il corso mi piacque tantissimo, ovviamente. Dopo il corso, ovviamente era il momento in cui dovevo mettere in pratica tutto quello che avevo imparato negli esami che avevo da sostenere. E quel periodo lì mi ricordo bene che pensavo, dicevo, ma adesso sarà tutto semplice, ma adesso ho la bacchetta magica, quindi posso fare tutti gli esami tranquillamente, ma adesso sarà tutto più facile. Non erano, penso, le domande più giuste, perché ovviamente, no, lo dico tuttora, non è una bacchetta magica il corso. Il corso ovviamente ti dà gli strumenti e tutto ciò che ti serve per poter applicare, ma con l'impegno giusto, ovviamente. E inizialmente però non pensavo in questo modo, e mi ricordo il primo esame che feci fu chimica inorganica, feci lo scritto, lo feci tipo a novembre, 2 mesi dopo il corso, e ovviamente il risultato fu bocciato. E quindi lì per lì rimasi subito scosso, dicevo, cacchio, e mo primo esame già fatto, e mo chi lo dice a mio padre? E non Alessandro, per favore togli la telecamera gentilmente, grazie, e mo ci lo dice a Sirma. E non solo poi lui, perché poi avevo anche mio fratello, che era quello, no? Che era lì che diceva, vediamo se sto corso funziona, vediamo. E poi, diciamo, anche tanti altri amici, ovviamente. Vabbè, certo. Poi, vabbè, vi racconto anche che abitavo ovviamente da solo, abitavo con mio fratello in quel periodo lì, e comunque giocavo a basket, perché comunque praticavo sport, conducevo una vita abbastanza, diciamo, attiva, devo dire. E praticamente, vabbè, in quella situazione lì, diciamo, avevo avuto grossi, diciamo, perplessità, mettiamole così. Però poi subito dopo, passò tipo 2 o 3 settimane, provai un altro esame, che fu statistica. Feci quest'altro esame, bocciato. Poi, primi 2 esami dopo il corso, bocciato. E praticamente lì le voci esterne erano molto alte, no? Dicevo, ma che corso hai fatto? Dopo aver fatto questo corso questi sono i risultati? Ma chi te l'ha fatto fare? Hai buttato soldi? Tutta una fregatura, no? Le cose che si sentono dire quando ovviamente c'è gente che sta lì subito, no? Quando delle cose vanno male, uno non ci mette c'è una piaga e uno ci mette tutto, non il dito, il braccio, capito? Bravissimo. E quindi non vi nego che fu un periodo davvero molto, diciamo, difficile, no? Perché comunque mi ero preso tutte le responsabilità che potevo prendermi in quella circostanza. Però qui entra in gioco anche la figura del mentor, del tutor, che per me, a mio avviso, e sottolineo ancora, per me è una figura, non dico indispensabile, ma fondamentale.
perché questo a prescindere anche dal percorso universitario, gli studi, ma proprio per la vita. Io sono straconvinto che la figura di un mentore, che può essere un personal trainer per la palestra, può essere il tutor per l'università, può essere una qualsiasi figura che ti accompagna nel raggiungere i tuoi obiettivi, no? Io poi ovviamente qualche giorno fa ho fatto pure un disegno dove raffiguravo tutti appunto i mentori dei cartoni animati della Disney, no? Quindi proprio per dire appunto che per me è stata importantissima ovviamente la figura del mentore. E praticamente appunto mi ha permesso anche di ovviamente cambiare quelli che erano i pensieri che in quel momento stavo avendo, quindi cambiare delle azioni, cambiare l'approccio, cambiare l'atteggiamento, cambiare tante piccole cose che in quel momento sottovalutavo e che quindi non stavo vedendo, e quindi in automatico, facendo appunto azioni diverse, è scontato che i risultati siano diversi, perché per me, lo sostengo questo detto, se continui a fare le stesse azioni è impossibile che potrai avere risultati diversi. Quindi questo è anche un mio mantra, tra virgolette, no? Quindi se continui ad avere gli stessi risultati, o cambi o non puoi aspettarti di avere nuovi risultati, no? E quindi sono arrivato, praticamente siamo arrivati nel periodo di fine gennaio, inizio febbraio. Ecco, qui era la classica sessione d'esame, dove avevo appunto gli stessi due esami che non avevo passato, più altri due che volevo appunto sostenere. Ecco, lì ci fu la mia discesa, anzi la mia rivincita, tra virgolette, no? Perché ci fu feci lo scritto di chimica inorganica e presi 26, se non sbaglio, se non mi ricordo male. E poi, siccome appunto c'era quell'orale, a distanza di tempo poi ho rifatto l'orale. Quindi passai la chimica inorganica e l'ho scritto. Poi feci, dopo qualche giorno, dopo una settimana, praticamente, feci l'esame di statistica, altro esame che mi avevano appunto bocciato precedentemente, e lo passai con 21. Quindi abbastanza contento, superai questi due primi step. Poi dopo avevo sostenuto l'esame di chimica inorganica orale, non mi andò molto bene, però comunque l'ho conclusi con un 22. E a distanza di un'altra settimana feci l'esame di economia ambientale e dopo un'altra settimana feci l'esame di diritto dell'ambiente. Praticamente in quel mese avevo superato quattro esami. Avevo superato quella chimica che per me era il miraggio, no? Il blocco che avevo. Avevo superato statistica che era un altro step che mi dava fastidio, no? come esame da preparare. E poi questi altri due esami. Praticamente ci fu la mia rivincita. Quindi diciamo in quel momento lì le cose stavano andando molto meglio. E quindi prendendomi coraggio, diciamo gli esami successivi mi approcciai in maniera totalmente diversa. Quindi le tecniche, quindi il metodo di studio si stava perfezionando sempre di più. Quindi le mappe le stavo continuando a fare in maniera impeccabile. Applicavo sempre di più in maniera dettagliata, diciamo, le altre tecniche, ovviamente si apprendono nel corso. E siamo arrivati verso tipo febbraio. A marzo, scusami, verso marzo, fine marzo, inizio aprile, feci altri due esami che erano ecologia applicata e strategia dei servizi, mantenimento dei servizi ecosistemici. E in questi due esami mi presi una soddisfazione incredibile, perché in ecologia applicata presi un bel 30 e lode, preparato sì e no in manco 5 giorni, più o meno mi ricordo. E l'altro esame di strategia di mantenimento dei servizi ecosistemici presi 30, preparato anche quello in 3-4 giorni. Praticamente in quella situazione lì tutto ha giocato, anche la mia sicurezza, la mia appunto, sicurezza dei miei mezzi, la mia diciamo anche tenacia. Quindi queste caratteristiche poi, considerato che erano esami orali, mi hanno permesso appunto di mettere in gioco tutte le mie potenzialità, mettiamo così. E in questa situazione
situazione qui, ecco, quel periodo lì mi ricordo poi che appunto ero arrivato a 6 esami, no? Ero a 6 esami e con Pier Mario, che era il mio tutor, ci accordammo. Lui mi disse: guarda Fede, tu stai andando una bomba, tu secondo me puoi arrivare a fare pure 10 esami, no? Mi diceva tutta sta roba, diceva: ma che cazzo dici? Dico: sì, vabbè che sto andando bene, però cazzo, 10 esami mi sembra esagerato, no? No, tu 10 esami li puoi fare, tranquillo, ci mettiamo, li programmiamo, li facciamo, facciamo tutto. Sì. E praticamente allora con Pier Mario appunto ci mettemmo a fissare gli obiettivi, e qui sottolineo anche l'importanza di una meta e di avere appunto gli obiettivi per appunto programmare e quindi pianificare tutto quello che vuoi fare, ovviamente, anche se tutti i passaggi, sì, anche se inizialmente ti sembra tutto impossibile, difficile, ovviamente pianificando, organizzando anche giornalmente o quotidianamente tutte le varie azioni che bisogna fare, ti rendi tutta la vita più facile, mettiamola così, no? E appunto verso maggio poi praticamente poi feci altri 2 esami che erano fisiologia vegetale, che presi 26, e gestione degli appalti, che presi 27. E poi a giugno passai poi un'idoneità di inglese. E quindi, diciamo, le cose stavano andando una bomba. Mettiamola così. Mi stavo prendendo sempre più coraggio, ero sempre più sicuro. Ero molto, molto soddisfatto, devo dire. Ero molto soddisfatto. Ecco, qua, diciamo, arriviamo a un momento, diciamo, per me cruciale. Perché? Perché praticamente avevo dato fino a quel momento 9 esami. Allora, per appunto raggiungere la fatidica borsa di studio che io tanto attendevo e tanto speravo di raggiungere, mi mancavano 6 crediti. Allora, gli esami che mi mancavano da dare... Comunque la tua storia è avvincente. Ti giuro, ho detto ok, 6 crediti, vediamo dove li ha trovati. Beh, quello è il mio obiettivo. Praticamente dovevo scegliere tra biodiversità, che erano 8 crediti, e chimica organica, che era da 6 crediti, preciso preciso. Ora, biodiversità, e non so se c'è qualcuno che qualche mio compagno di università che sicuramente conosce, è un esame molto, non dico facile, perché comunque nessun esame per me è facile, però diciamo molto fattibile, che nel giro di manco una settimana, in base anche a quelli che erano i miei canoni, i miei standard, in una settimana si poteva tranquillamente preparare. Mentre chimica organica era un esame che era difficilissimo, era il più difficile della mia facoltà praticamente, e questo qui lo dico, qui lo nego, cioè era il più difficile praticamente, anche perché era sempre questo, scritto e orale. Aspetta Fede, perché io ti sto proprio ascoltando, ma non l'avevi già data chimica organica o era inorganica? Inorganica. Ah, ok, quindi ora era organica. Ora era organica. Ottobediti. Ok. Praticamente, siccome appunto quello che inizialmente anche avevo detto era la mia paura, la mia proprio, no, il mio blocco erano le chimiche, ho detto, mo vediamo, se questo corso funziona, dovrei passare tutte le chimiche. E praticamente quelle chimiche che mi erano rimaste erano inorganica e organica. Quindi la chiusura, l'ultimo mio esame, appunto, la scelta che dovevo fare tra biodiversità e chimica organica, cosa ho scelto? Con la classica poi frase, no, che anche tu ci dici ogni tanto, no? Mi sembra una cazzata. E facciamo... E praticamente scelsi di fare chimica organica, no? Con tutto che i miei colleghi, i miei amici di università mi dicevano: no, ma che cacchio fai? Ma chimica organica minimo lo devi fare 2 o 3 volte, perché la prima volta ti boccia sempre. E poi non hai seguito nemmeno le lezioni, è impossibile che tu lo faccia. E mo, tutte queste voci, no, che ti buttano giù, no? E io proprio per questo ho detto: no, sa, c'è bene. E poi vediamo se è vero quello che dici. E
praticamente mi cimentai completamente nello studio di chimica organica. Nonostante tutto, appunto, non avevo seguito lezioni, non avevo grandissime conoscenze, ovviamente. Sì, avevo fatto chimica inorganica ed è giusto che comunque per logica ci sta anche da fare chimica organica, però comunque era abbastanza complesso, mettiamola così, anche perché anche questo esame era scritto e orale ed erano due esami proprio diversi praticamente. Quindi se passavi lo scritto non era detto che comunque passavi l'orale, e se qualora non avessi passato l'orale si sarebbe cancellato tutto. Ora, il discorso era che se non l'avessi passato non avrei preso nemmeno la borsa di studio. Tant'è che comunque in quel mese lì, siamo a giugno. Cioè, questo è figo, eh? Cioè, tu sei lì lì per raggiungere un obiettivo importante. Te ne bastano 6 e hai la scelta tra uno facile da 6 e uno per te impegnativo da 8. Hai l'aspettativa di tuo padre di un anno prima che gli avevi chiesto i soldi per il corso, gli avresti dato con la borsa di studio. I primi due esami non passati. Gli amici che ti hanno detto che hai fatto una cazzata e ora ti stanno dicendo che è difficile. Quindi... vai, vai, quindi? Esattamente. E quindi, in quel mese, io mi impegnai tantissimo, non vi sto a dire quanto, perché per me fu un mese proprio di full immersion, mettiamola così. E stiamo parlando di giugno. Di giugno, esattamente. Quindi, giusto perché non so chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, visto che questo video sarà su YouTube, dobbiamo dire che Federico è di Lecce. Quindi a giugno nel Salento non è proprio così facile studiare. Quando là fuori ci sono 30 gradi all'ombra, con la bella vespetta 125 bianca che tu potresti andare 10 minuti al mare e farti un tuffetto e rinfrescarti, non è facile rimanere a studiare, o no? Anche appunto perché arrivai poi a luglio fondamentalmente, no? Perché fino a metà luglio poi ci fu anche l'ultimo step dell'orale, quindi... fino a metà luglio, con tutto l'ucauto, ovviamente, no? Dell'Usalento, non è facile, non è facile studiare poi specialmente chimica organica, no? E allora arrivai il momento dello scritto e vi dico che andò benissimo, alla grande. Ho preso 25 lo scritto e io contentissimo, ovviamente. Solo che dopo 4 giorni ci fu l'orale, che come vi dicevo era proprio totalmente diverso dallo scritto, quindi è come se fosse un altro esame praticamente. E chi conosce, appunto, se c'è qualche mio collega, lo sa perfettamente. E praticamente andai a questo orale con tutta anche, non vi posso negare che ci fu tanta ansia anche, perché era l'ultimo step, se non l'avessi passato avrei perso tutto, quindi era l'ultima chance. Per cui un po' di ansia ce l'avevo, e in più si aggravò perché prima che arrivò il mio turno dell'orale, il professore ne bocciò 3 ragazzi. Quindi bocciò 3 ragazzi, era il mio turno, io stavo lì, no? Il cuore era a 1000. Praticamente arrivo lì, e l'ansia purtroppo, come ben sapete, fa brutti scherzi, in quel momento stava facendo anche a me brutti scherzi. E le prime 2 domande non gli seppi rispondere praticamente. E tant'è che il professore disse: guarda, io così come stai ti dovrei bocciare, ovviamente anche perché le domande che gli ho fatto si ricollegano in parte anche allo scritto, e questo mi fa pensare che copiavo. Allora praticamente lui fa: guarda, allora ti do l'ultima chance, proprio l'ultima. Ti faccio quest'altra domanda, questo esercizio che comunque è del compito. Quindi se me lo sai fare, vuol dire che forse le cose le sai. Se non me lo sai fare, te ne puoi andare a casa. Io logicamente l'ho scritto, non l'avevo copiato. Quell'esercizio glielo feci perfettamente e lì ovviamente presi molto coraggio, ero presi molta sicurezza, l'ansia se ne stava andando a farsi fottere, e quindi poi mi fece un'altra domanda e gli risposi molto bene, e praticamente alla fine di tutto mi disse: guarda, va bene così, ti metto 19, perché magari comunque non era un grossissimo risultato, ma quel 19 per me era un 30 e lode praticamente, perché me ne andai da lì super, super contento. Fu il mio più grande, appunto, risultato. E poi mi viene in mente anche quella frase, no? Il punto di massima beatitudine
sta subito dopo il punto di massimo terrore, no? Praticamente in quel momento stavo avendo una paura impressionante perché stavo perdendo tutto, e poi invece mi ho guadagnato tutto il resto, poi fondamentalmente. E quindi, diciamo, presi questa borsa di studio poi dopo un mesetto, che consisteva nel 1700 euro più esenzione delle tasse, più un buono spesa, un buono mensa di 600 euro. Praticamente il corso me l'ero straripagato, in più ci avevo pure guadagnato, non avevo appunto pesato sui miei genitori perché comunque le tasse non le ho pagate, e questo appunto mi ha permesso di, diciamo, di confermare tutte quelle che erano le mie incertezze, diciamo, mettiamola così, che erano iniziali all'inizio proprio. Ora, le cose che vi posso dire che per me ovviamente hanno fatto la differenza, non so se ti è capito, ovviamente avere un metodo di studio per me è stato fondamentale, perché comunque magari avete sentito parlare delle mappe mentali, ma non sono così scontate, perché avere un metodo di studio come le mappe mentali che ti permettono di organizzare il tutto in un solo foglio, per me, e in più anche in parte a divertirti nello studiare, per me è stato un vantaggio enorme, perché comunque l'ansia del leggere, rileggere, degli riassunti, tutto quello che facevo poi fondamentalmente prima, non ce l'avevo più. Quindi l'approccio anche allo studio era molto, molto migliorato. E quindi le mappe mentali, l'organizzazione per me è stata fondamentale. Altra cosa che è stata fondamentale è la persistenza anche, no? Questo atteggiamento. L'atteggiamento ovviamente fa la sua parte. Come anche tu ci dici, l'80% dei nostri risultati viene dall'atteggiamento, ovviamente. E l'atteggiamento per me, io sottolineo la persistenza, quindi insisti, insisti, persisti fino al successo, no? Quest'altra frase mi viene sempre in mente perché mi ha accompagnato anche, no? E la fiducia, quindi fidarsi del tutor, in questo caso per me, quindi avere questa fiducia nei suoi confronti, ma poi fondamentalmente poi fiducia anche in te stesso, no? Quindi credere in te stesso per me è anche stato molto importante. E che dire, io a questo punto la cosa, vabbè, io poi ovviamente poi dopo a distanza di qualche tempo mi mancavano dopo questi 10 esami altri 3 esami, non mi sono laureato subito perché comunque per una serie di cose ho sospeso un po' gli studi. Io comunque poi mi sono laureato tranquillamente e quindi diciamo che in questo periodo questo risultato, questo record, mettiamolo così, di 10 esami in 6 mesi è frutto di tanto impegno, di questo, diciamo, queste caratteristiche che vi ho appena annunciato e niente, io sono. Fede, guarda, ti fermo perché hai detto, cioè io ti devo ringraziare perché in queste interviste, di cui io non so mai di cosa parlerete, c'è qualcuno che parla di quanto è stato facile, veloce, di quanto è stato bello lavorare, studiare, eccetera, no? La tua intervista mi è piaciuta tantissimo, cioè quello che hai detto è stato bellissimo, mi sono divertito, è stato avvincente, è stato bello. La cosa interessante, la cosa più bella, se devo sottolinearla, è l'umiltà. Cioè, nel senso, no? Quando a volte capita che quando uno sente Genio 21 giorni, vede questo nome, no? Genio 21 giorni e pensa chissà che cosa. Quando alla fine dei conti ci hai dimostrato che anche cioè, è un corso che ti dà degli strumenti, non è una bacchetta magica, ma la cosa più bella è stata proprio. Cioè, i primi 2 o 3 mesi in cui tu sei caduto, ecco, guarda, secondo me va veramente rimarcata quella parte della tua storia, perché secondo me è lì che tu hai preso la borsa di studio, è lì che hai vinto, è lì che ce l'hai fatta, perché hai fatto qualcosa di una difficoltà che è impressionante, perché buttarsi, fare un corso, chiedere i soldi ai genitori, con la promessa che glieli darai, quindi hai dato la tua parola d'onore. Ovviamente imparare un nuovo metodo
C'è qualcuno che ci mette una settimana, qualcuno che ci mette un mese, qualcuno che ci mette 2 mesi. Dipende dal tuo storico, dipende dalla pratica che fa, dipende dal tuo approccio, dipende da quanta fiducia hai, dipende da tantissimi fattori. Ma il fatto di fare il primo esame e non passarlo e non iniziare a infangare quello che hai fatto, quello, le persone con cui hai, ma continuare a dare fiducia, continuare a insistere, continuare a insistere, quella è stata la cosa più importante di tutto quello che hai detto. Di tutto quello che hai detto, perché ci vogliono gli attributi. Perché quando uno inizia un cambiamento, lo sapete, lo sanno tutti quanti, no? Cambiare è qualcosa di impegnativo, di difficile. Pensa a chi deve smettere di fumare, no? Cioè, smettere di fumare, per quanto essere una cosa intelligente da fare, è di una difficoltà impressionante, no? E poi dice, ma scusami, devi passare dall'avvelenarti allo stare meglio. Dovrebbe essere facile? No, non è facile, perché neanche passare da un metodo di studio che fa schifo a un metodo di studio eccellente non è così immediato, o perlomeno non lo è per tutti. Qualcuno ci mette 3 giorni, qualcuno ci mette 3 mesi. È soggettivo, perché lo diciamo noi stessi, no? Non puoi chiedere a un pesce rosso di arrampicarsi su un albero. O non lo sa fare o ci metterà di più della scimmia. Però, Fede, io ti devo ringraziare a nome mio sicuramente, a nome proprio di Salvatore Tommaso, perché sentire una testimonianza così, bella, sincera, senza stare lì a nascondere niente, senza star lì a dire no, però, sì, proprio la verità, ho passato i primi esami, non li ho passati, e sono stato male, ma poi mi sono buttato, mi sono fidato del mio tutor, mi sono fidato del mio mentore, che c'era lì quello che mi diceva per male, che mi diceva dai, e tu che purtroppo hai dovuto cedere a un certo punto, perché c'era questo qua che ci credeva di più di te. E quindi a un certo punto hai detto, boh, questo qua dice che ce la posso fare, ma quasi quasi crediamoli. Ecco, tanti ragazzi hanno bisogno di questo. E tu sei stato un esempio straordinario, cioè è bellissimo. Quindi ti ringrazio. Guarda Fede, sapevo che mi sarei divertito, io lo sapevo. Sei bellissimo Fede, non vedo l'ora di pubblicizzare il più possibile questa intervista affinché le persone sappiano che si può fare. Comunque, se posso dirti un'altra cosa, sì? Una cosa che anche volevo dire, volevo sottolineare, è la cosa che mi è piaciuta di più e che mi ha, diciamo, che mi porto di più di questo percorso, come a volte anche tu dici, è la persona che sono diventato fondamentalmente. Perché io comunque ho, diciamo, fatto un preambolo, no? Raccontando la mia esperienza in marina, raccontando di aver fatto un liceo psicopedagogico, ma ovviamente anche lì alle superiori avevo una mentalità, non so se qui ovviamente c'è qualcuno che conosce com'ero prima, e il mio approccio nello studio era completamente superficiale, non avevo proprio nessuna voglia di studiare, leggevo pochissimo, non me ne fregava niente proprio della formazione, della cultura, dello studio. E praticamente io ad oggi ti posso dire che questa mentalità è totalmente cambiata. Cioè, su questo aspetto io mi sento proprio di dire che è proprio totalmente cambiato. Quindi mi piace appunto conoscere, formarmi, poi ovviamente no, perché seguo la formazione, per me le Soft Skills Academy pure che seguo sono state importantissime anche nel mio percorso, perché comunque avere degli insegnamenti che ti permettono anche di vedere determinate cose con un'altra visione, un'altra ottica, e l'approccio nella vita poi, che non è solo a livello universitario, ma è la vita che viviamo tutti i giorni, no? È diverso. Quindi avere anche questa visione mi ha permesso non solo appunto di poi di laurearmi, ma veramente di continuare tutt'oggi a formarmi, a studiare, a leggere, a conoscere. Quindi io proprio quello che volevo sottolineare è la persona appunto che sono diventato. E nonostante tutto in questo periodo di quarantena, che bene o male siamo costretti a stare chiusi in casa, io ovviamente sono solo, vivo da solo, però devo dire che proprio queste cose che ho imparato anche mi permettono di vivere ogni giorno proprio con un'energia altissima, perché comunque mi alleno, leggo tantissimo, ho letto già 4 libri, ho memorizzato 1400 vocaboli di inglese, sto studiando inglese, sto imparando questa lingua che per me era proprio anche questo un altro limite.
mi sto continuando a formare, seguo webinar, oggi c'è sempre... Sembri felice, Fede! Sì, sembro, ma lo sono, veramente. Quindi volevo aggiungere anche questo, se vi rubo un altro po' di tempo, per mostrarvi appunto che il corso non è solo appunto la tecnica. Cioè, è importantissima la tecnica, ma è importantissima poi anche appunto la persona che diventi poi fondamentalmente. E questo lo dico, diciamo, fiero, perché appunto ti ringrazio proprio per questa cosa, perché mi sento veramente soddisfatto, mi sento felice, come anche tu hai notato, ma mi sento veramente un'altra persona. E non sto a dirvi tutte in maniera dettagliata tutte le cose, gli errori magari che si fanno pure quando sei giovane, però ne ho fatti tanti. Non diciamoli. No. Ovviamente, però per questo dico che anche quello mi ha permesso di fare anche un grosso cambiamento anche sotto quel punto di vista. Appunto, fumavo sigarette, vabbè, dico questo, fumavo sigarette, non fumo ancora più sigarette. Quindi, diciamo, piccole cose che poi sommate fanno un castello, no? Sono orgoglioso, Fede, sono proprio orgoglioso. Miriana ha detto, si confermo, Fede. Ecco, lei è una mia compagna di classe, ecco. Compagna di classe delle superiori. Sei diventato un grande, ora sei davvero una bella persona, grande Cico, mi stai motivando a mille. Miriana, io sottolineo, sei davvero una bella persona, Fede. Io ti ho conosciuto 3 anni fa e lo sai, ti vedevo arrivare nelle nostre serate, ti mettevi sempre lì, in ultima fila, però al centro, nel corridoio. Però in ultima fila nel corridoio. E io una volta, mi ricordo, venne tua madre ad una serata e gli dissi, signore, io e lei non ci conosciamo, però ha un figlio che è speciale. Suo figlio è straordinario. Ha qualcosa dentro che neanche lui ancora sa. E hai veramente un cuore enorme. E sapevo che questa intervista sarebbe stata particolare, più emozionale che tecnica. Anche se ci hai confermato alcune cose, Fede, perdonami, devo fare comunque l'istruttore, ci hai confermato che comunque per raggiungere un obiettivo che sia scolastico ci vuole comunque una meta, quindi un obiettivo chiaro, ci vuole un mentore, quindi qualcuno che nel momento in cui tu cadi sta lì che ti dice ripigliati, ci vuole organizzazione, un'organizzazione seria, di pagine, giorni, ore, eccetera, eccetera. E ci vuole tanto, tanto, tanto atteggiamento. Ci vuole coraggio, ci vuole fiducia e ci vuole, guarda, penso che la cosa più bella, te l'ho già detta, ci vuole quella convinzione nel dire io ce la faccio. Soltanto un po' di tempo per adattarmi, ma porca di quella miseria, borsa di studio è, ho detto, e borsa di studio sarà. E anche questo, quello che hai raccontato dell'esame di chimica organica, che hai detto dai, l'ultima possibilità, oppure il fatto che hai scelto l'esame più difficile nel momento, cioè eri lì a un passo dalla borsa di studio, e laddove uno dice vabbè sceglierà l'esame più facile, tu hai cosa fatto? Hai scelto l'esame più difficile. Cioè, uno potrebbe dire questo qua è rincoglionito, io dico questo è un uomo che almeno va, esce fuori da quella stanza dicendo professore ancora è ancora, perché alla fine questo sei un grande uomo, io ti stimo e ti voglio un bene che non puoi neanche immaginare. Ti dicono hai il cuore di un istru, sei uno spettacolo Cico, è vero. E con questo chiudiamo, Fede, che siamo stati precisi, puntuali, sono le 21:35. chiedo scusa per il ritardo e ti ringrazio dal profondo del mio cuore, Fede. Questo video sarà caricato su YouTube e tu lo potrai mandare a chiunque, un giorno anche tuo figlio sarà orgoglioso di questa intervista, ne sono convinto. Grazie mille anche a te, Isso. No, grazie a te, continuiamo, perché facciamo parte delle forze del bene. Continuiamo, fratello. E grazie a tutti, ora possiamo salutare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e siete rimasti con noi fino alla fine, e questo non è da dare per scontato. E grazie a tutti e buona serata. Ciao Fede, ciao Fede mio. Ciao a tutti, ciao ragazzi.